Eccoci pronti, nuova edizione del nostro TG per chi ci ha seguito nella lunga diretta in cui abbiamo avuto modo di constatare passo dopo passo i voti scrutinati in ogni sezione. Bene, se ci avete seguito sapete che ormai certo il ballottaggio a Cosenza tra Francesco Caruso del centrodestra e Franz Caruso del centro-sinistra. Entrambi si dicono pronti alla sfida. Noi li abbiamo sentiti, cominciamo da Francesco Caruso. Ah sì, siamo ottimisti ovviamente per seguire un'analisi del voto, aspettiamo le evoluzioni dei risultati, però siamo moderatamente soddisfatti anche di questo esito che ci vede prevalere sul migliore competitor per circa 20 punti percentuali. È un vantaggio che noi vediamo in base ai dati che pervengono qui in segreteria, distribuito uniformemente su tutta la città. Centro città, centro storico, quartieri, frazioni dove ci hanno premiato tanto gli elettori. Quindi siamo soddisfatti e confortati da questa presenza omogenea e distribuita uniformemente su tutte le parti della città, anche laddove nelle premesse c'era qualche candidato molto radicato a livello di quartiere e quindi per il quale l'appartenenza poteva far presagire un risultato un po' più eclatante. Invece non c'è stato, siamo competitivi su ogni fronte, continueremo a parlare a tutti i cittadini anche nella sede del prospettato ballottaggio. Ecco, abbiamo ascoltato proprio qualche istante fa la lista che sembrerebbe più forte è quella di Fratelli d'Italia. C'è da fare un commento su questo? Ma Fratelli d'Italia aveva attrezzato una lista di qualità, sicuramente. Vediamo quali saranno i risultati definitivi, perché ritengo che anche la lista di Forza Cosenza, di Ispirazione Forza Italia e la lista Occhiuto per Caruso abbiano tutte le condizioni per aspirare a un ottimo risultato, ma questo non può che farci piacere perché sono liste della coalizione, una coalizione forte, compatta, unita, che continuerà a esserlo anche nei prossimi giorni. Per correttezza e completezza dell'informazione, diciamo che l'intervista l'abbiamo realizzata durante la diretta. I dati che avete visto erano i primi dati relativi a poche sezioni scrutinate. Oggi chiaramente in questo momento i dati sono altri. Franz Caruso, obiettivo ballottaggio, obiettivo raggiunto, ci ha detto, vediamo. Più si va avanti, più si accorcia la forbice tra i due candidati al ballottaggio, perché possiamo tranquillamente dirlo, ormai è penso sicuro che si andrà al ballottaggio. E non era un risultato scontato, quindi un risultato già molto importante per me, per la mia coalizione. Perché si pensava che anche quello che è stato il risultato delle regionali potesse trainare il comune. Invece la città ha scelto diversamente, io sono contento, soddisfatto di questo primo risultato, ringrazio la città, ringrazio anche gli altri candidati tutti della coalizione perché ognuno ha dato il suo contributo perché si affermasse e si respirasse un vento di democrazia a Cosenza. Questo è un dato secondo me molto significativo e credo che lascia ben sperare anche per il risultato del ballottaggio, perché tra 2 domeniche la battaglia sarà diversa, il risultato sarà diverso, la battaglia sarà diversa, la città è chiamata a scegliere il suo sindaco sulla scorta proprio di 2 personalità assolutamente diverse e credo che dovrà decidere, dovrà valutare quelli che sono stati gli ultimi 5 anni di governo di questa città con un vice sindaco sconosciuto che è uscito soltanto in occasione della campagna elettorale. Io ho fiducia che il campo che può sostenere la mia candidatura sia molto più ampio di quello che l'ho fatto in questa fase. Credo che ci sarà un bel confronto democratico e diremo quello che è il nostro progetto. Cosenza 2050 ha avuto un grande risultato e credo che abbia una capacità attrattiva non indifferente.
si ricomporrà questa frattura con il resto del centrosinistra, perché questo poi è il problema, un centrosinistra che al primo turno è andato frammentato. Guardi, in questa fase non voglio assolutamente fare valutazioni di natura politica, io sono contento e soddisfatto di aver raggiunto questo primo importante traguardo. Dobbiamo parlare alla città, io voglio parlare alla città piuttosto che alle forze politiche, perché è la città che dovrà scegliere il suo sindaco. Non sceglie altro, è il suo sindaco e deve scegliere il sindaco migliore. E cambiamo, diciamo, non argomento, perché continuiamo a parlare delle elezioni, facciamo solo un passo indietro per la composizione del Consiglio regionale. Ieri abbiamo seguito lo scrutinio delle schede per quanto riguardava il presidente eletto della regione. Oggi, terminato lo spoglio, si ha proprio il disegno, la geografia del nuovo Consiglio regionale. Sono 29 consiglieri più il presidente, 30 in tutto. Vediamo. Ma vediamo come sarà composto il nuovo Consiglio regionale così come emerso dalle urne. Sono in tutto 12 gli eletti nella circoscrizione nord, 10 nella circoscrizione centro, 7 invece in quella sud. 7 i seggi per Forza Italia, 4 per Fratelli d'Italia, 4 per la Lega, 2 per Forza Azzurri, 2 per Coraggio Italia e 1 per l'Unione di Centro. L'opposizione invece è composta da 5 per il Partito Democratico, 2 per il Movimento 5 Stelle e 2 per De Magistris. Nella circoscrizione nord risultano eletti Gianluca Gallo, Katia Gentile, Pasqualina Straface, Fausto Orsomarso, Luciana De Francesco, Simona Loizzo, Pierluigi Caputo, Giuseppe Graziano, Franco Iacucci, Domenico Bevacqua, Davide Tavernise e Ferdinando Laghi. In quella centro invece Michele Comito, Valeria Fedele, Francesco Denisi, Filippo Mancuso, Pietro Raso, Antonio Montuoro, Ernesto Alecci, Raffaele Mammoliti, Francesco Afflitto e Antonio Lo Schiavo. Andiamo a vedere invece in quella sud, dove troviamo Giovanni Arruzzolo, Peppe Mattiani, Giuseppe Neri, Giacomo Crinò, Giuseppe Gelardi, Salvatore Cirillo e Nicola Irto. E adesso vediamo le donne elette in Consiglio regionale, quanto ha raccontato la preferenza di genere. In tutto sono 6, vediamo. Ci saranno 6 donne nel nuovo Consiglio regionale calabrese e si tratta di un vero record. Sul dato deve aver influito anche la nuova norma sulla doppia preferenza di genere approvata dal Consiglio regionale lo scorso novembre, qualche settimana dopo la scomparsa della governatrice Iole Santelli, la prima presidente donna nella storia della Regione Calabria. 5 delle neoconsigliere regionali sono esponenti della coalizione vincente di centrodestra. L'unica dell'opposizione è proprio la candidata del centrosinistra alla presidenza, Amalia Bruni. Poi siederanno in consiglio anche Katia Gentile, eletta con Forza Italia nella circoscrizione nord con 8.091 preferenze ed è la donna più votata. Pasqualina Straface, ex sindaco di Corigliano, eletta con Forza Italia nella circoscrizione nord con 6.520 preferenze. Simona Loizzo, eletta con la Lega nella circoscrizione nord con 5.360 preferenze. Luciana De Francesco, eletta con Fratelli d'Italia, sempre nella circoscrizione nord con 4.564 preferenze. Infine Valeria Fedele, direttore generale della provincia di Catanzaro, eletta con Forza Italia nella circoscrizione centro con 7.962 preferenze. Tra le new entry al femminile ci sono 2 esponenti di alcune famiglie note nella politica cosentina. Katia Gentile è la figlia di Pino, veterano del Consiglio regionale, mentre Luciana De Francesco è moglie dell'ex consigliere regionale Luca Morrone. Non ce l'hanno fatta a riconfermarsi la capogruppo della Lega nella passata legislatura, Tilde Minasi, e Flora Sculco, che la volta scorsa era stata eletta con il centro-sinistra e stavolta era candidata con l'UDC nella circoscrizione centro. E sentiamo più una di queste donne elette in Consiglio regionale. Si tratta della dottoressa Simona Loizzo, lei si è candidata con la Lega e il suo progetto non riguarda soltanto insomma, il Consiglio regionale, ma anche proprio il partito. Sentiamola. Una notte di grandissima emozione, perché man mano
che arrivavano i dati si accentuava il distacco tra il primo e il secondo candidato, e questo distacco si è mantenuto poi nelle ore notturne, quindi diciamo alle 5:30 abbiamo avuto contezza che il distacco fosse di più di 1.000 voti, quindi eravamo dentro, è stata una battaglia difficilissima. E dalla emozione di Simona Loizzo passiamo invece ad un altro candidato, che è quello che è Mimmo Lucano, che invece non ha avuto il consenso sperato. Si parla di un vero e proprio flop. Vediamo. Non ce l'ha fatta l'ex sindaco di Riace Domenico Lucano ad essere eletto al Consiglio regionale della Calabria, nonostante un ottimo risultato personale con 9.779 preferenze. La lista nella quale era capolista in tutte e tre le circoscrizioni calabresi a sostegno della candidatura a presidente di Luigi De Magistris non ha raggiunto la soglia di sbarramento del 4%, fermandosi al 2,39. Non sembra dunque che ci sia stato un travolgente effetto Lucano, che pure ci si poteva attendere, dopo che giovedì scorso, a soli 3 giorni dal voto, il creatore del cosiddetto modello Riace per l'accoglienza dei migranti era stato condannato dal Tribunale di Locri a 13 anni e 2 mesi per presunte irregolarità nella gestione dei rifugiati e richiedenti asilo. La condanna aveva subito provocato numerose polemiche politiche, scatenando anche l'ira di alcune frange oltranziste contro la magistratura e il sistema, e si era gridato al complotto. Era stata promossa a caldo anche una manifestazione nella stessa Riace, oltre a molte altre un po' in tutta Italia. A Lucano adesso resterà solo la soddisfazione personale di aver convinto quasi 10.000 elettori. Oggi la conferenza stampa di Mario Oliverio, candidato alla presidenza della Regione Calabria, anche qui risultati molto risicati e ben lontani da quelli sperati, non è andato oltre l'1%. Ebbene, Mario Oliverio si è detto in questa conferenza stampa amareggiato. Vediamo. Io voglio essere chiaro, netto, senza preamboli, senza giri di parole. Il risultato elettorale è stato per noi assai deludente. È evidente che c'è un risultato che appunto noi non aspettavamo in questa percentuale. È vero che noi abbiamo messo in campo una lista, anzi permettetemi di ringraziare tutti i candidati della lista che sono scesi in campo insieme a me con coraggio ma anche con generosità, facendo proprio il progetto per il quale noi siamo scesi in campo. Siamo scesi in campo con una lista che abbiamo costruito l'ultima settimana, come voi ricorderete. Una lista che è nata dopo aver esperito più tentativi di ricomposizione unitaria che non è stato possibile realizzare perché c'è stata una assurda chiusura da parte di chi ha la responsabilità di gestire il Partito Democratico in Calabria. Quindi a quel punto noi abbiamo dovuto prendere atto di questa chiusura e abbiamo presentato una lista. Chiaramente abbiamo svolto una campagna elettorale senza strutture organizzative, perché l'abbiamo fatta a mani nude, e abbiamo puntato molto sul voto di opinione, che naturalmente in Calabria ha margini ristrettissimi, come noi abbiamo potuto constatare, non solo per quanto riguarda il nostro risultato, ma per quanto riguarda più complessivamente il risultato ai partiti, alle coalizioni che erano in campo. Io credo che questo risultato non possa non collocarsi in una riflessione più ampia. Noi abbiamo, nel corso della campagna elettorale,
espresso le motivazioni della nostra scesa in campo. Noi siamo scesi in campo non per un risentimento, per ripicche o cose di questa natura, siamo scesi in campo perché eravamo preoccupati di bloccare una deriva. Abbiamo fatto più appelli al Partito Democratico nel corso dei mesi passati ad imboccare una strada diversa, una strada che determinasse innanzitutto un coinvolgimento e una partecipazione democratica dei territori, eccetera. Lo abbiamo fatto anche partendo dall'esperienza passata. E ancora per le regionali, lo avete visto, un telegiornale monotematico, Gianluca Gallo che invece fa il pieno di preferenze, è l'uomo più votato, 21.000 le preferenze, in un'intervista nella nostra lunga diretta parla del lavoro svolto e dice: deciderà il Presidente su che ruolo io assumerò all'interno poi del nuovo governo. Se ci sarà, mi piacerebbe continuare il lavoro che ho già svolto in agricoltura. Vediamo. Io sono, voglio dire, sono felice del risultato, perché ci mancherebbe altro, è un risultato che viene dopo 30 anni di lavoro sul territorio, e, un impegno diuturno, nulla avviene per caso, in politica come nella vita, come in ogni attività della vita. Io ho lavorato in questo anno e mezzo anche 20 ore al giorno, ho cercato di tenere i rapporti aperti con tutti coloro i quali volessero avere rapporti anche con il Dipartimento, con l'assessorato. Ho cercato di ricevere tutti, la giornata è stata infinita. Ho cercato di dare risposte nel Dipartimento, nell'assessorato. Non era scontato che essere assessore regionale agricoltura portasse ad un risultato importante, anche migliore rispetto alla volta precedente. Chi mi aveva preceduto in questo ruolo nell'ultimo decennio aveva ridotto ad un terzo i propri voti, i voti che aveva avuto precedentemente alla nomina d'assessore regionale agricoltura. In passato no, ma nell'ultimo decennio essere assessore regionale agricoltura non era stato il miglior viatico possibile. Quindi una sfida difficile che ho affrontato con entusiasmo, con passione, con voglia di lavorare, con accelerando al massimo fin dal primo momento, e quindi il risultato è un risultato straordinario anche per me, nel senso che è importante che la gente percepisca l'impegno. In questo caso, per quanto mi riguarda, è stato così. E adesso c'è un commento a quanto successo in Calabria sul fronte delle elezioni. Come sapete, la Calabria è in controtendenza, i risultati della Calabria sono in controtendenza rispetto al resto del paese, e su questo c'è una riflessione dell'editorialista del Corriere della Sera, Massimo Franco. Indicativo che abbia vinto in Calabria, dove c'era un candidato moderato, e questo dimostra che se il centrodestra intercetta il voto moderato, un tempo si sarebbe definito centrista, ha molte possibilità di vincere e quindi di dare seguito a quello che accredita, cioè di essere maggioranza nel paese. E ho la sensazione che però a livello nazionale il dato appunto sia in controtendenza rispetto alla Calabria o viceversa, nel senso che l'elemento più vistoso è un arretramento dei partiti populisti. E io non credo che il populismo sia finito, ma certo l'onda che aveva come canali il Movimento 5 Stelle, la Lega e Fratelli d'Italia ha dimostrato di essere un'onda che si sta inaridendo. Io non so se poi il populismo sia morto, perché questa massa di astensione fa capire che la sfiducia nei confronti del sistema politico è ancora molto profonda, ma certamente non sono più quelli i canali attraverso i quali si esprime il malcontento. E a questo punto il nostro TG, le notizie dalla borsa. Chiusura.
chiusura in rialzo per le borse europee, sostenute nella parte finale anche dall'andamento positivo di Wall Street. Tra gli investitori sembra prevalere nuovamente la fiducia nella ripresa, nonostante i dubbi residui legati ad alcuni segnali di rallentamento, ai rischi provenienti dalla Cina e alle pressioni inflazionistiche alimentate dalla carenza di commodities, a cui si aggiunge l'incertezza dovuta al dibattito politico negli USA per alzare il tetto del debito. Intanto gli operatori si preparano all'avvio del tapering da parte della Federal Reserve e guardano i dati sull'occupazione statunitense in uscita venerdì. Per quanto riguarda l'agenda macroeconomica, l'indice ISM servizi statunitense è salito a 61,9 punti, mentre nell'eurozona la crescita economica di settembre ha indicato un rallentamento per il secondo mese consecutivo. A Piazza Affari il FTSE MIB di Milano termina con un guadagno dell'1,9%, seguito dall'Ibex 35 di Madrid e CAC 40 di Parigi più 1,5%, DAX di Francoforte più 1%, FTSE 100 di Londra più 0,9%. Oltreoceano recuperano terreno Dow Jones più 1,2%, S&P 500 più 1,3% e Nasdaq più 1,4%. Sul Forex l'euro-dollaro oscilla in area 1,16, mentre il cambio fra biglietto verde e yen risale a 111,35. Ancora in rialzo il greggio dopo aver raggiunto ieri i massimi dal 2014, con il Brent più 2% a $82,9 e il WTI più 2,1% a $79,3. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si attesta a 104 punti base, con il rendimento del decennale italiano lo 0,86%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano il comparto bancario in scia alle ipotesi di consolidamento, in particolare Banco BPM più 5,6 e Unicredit più 4,3. Bene anche Biper più 3,5, Intesa più 3,4, mentre archiviano gli scambi in controtendenza Buzzi meno 0,4 e Saipem meno 0,95%. Grazie e buon proseguimento di serata. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Tendenza a peggioramento anche sulla nostra regione per il transito sul Mediterraneo centrale di una perturbazione di origine atlantica. Domani poco o parzialmente nuvoloso, con possibilità di piogge a tratti sulla fascia tirrenica. Temperature senza grandi variazioni di rilievo. Passiamo a mari e venti. Domani mari generalmente mossi con ventilazione di direzione variabile. Per essere sempre aggiornati sulle evoluzioni meteo, vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Luca Chito, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.